Stahl, Hassenkleffe, Klaus Mann, Karl Sternein, Molnar, Ernst Bull, Würfel, Franz Wedeke, Friedrich Wolf, Stefan Zweig, Eugene O'Neill, Pirandello, Rostand, George Bernard Shaw, Strindberg. Spegni la luce e poi spegni la luce. Il dottor Goebbels reputa sedicenti tedeschi Leonard Frank e Pliefer, Karl Hauptmann, Fritz von Uhlu e Bertolt Brecht. Odio con particolare veemenza il potere di questi giorni, oggi 1975. È un potere che manipola i corpi in un modo orribile che non ha niente da invidiare la manipolazione fatta da Himmler o da Hitler. Li manipola trasformandone la coscienza, cioè nel modo peggiore, istituendo di nuovi valori che sono valori alienanti e falsi. Ecco, sono i valori del consumo. Che compiono quello che Marx chiama un genocidio delle culture viventi, reali, precedenti. Per esempio, ha distrutto Roma, per esempio, non esistono più i romani. Ecco, un giovane romano non c'è più, è un cadavere. È il cadavere di se stesso che vive ancora biologicamente ed è in uno stato di imponderabilità tra gli antichi valori della sua cultura popolare romana e i nuovi valori piccolo-borghesi consumistici che gli sono stati imposti. C'è fede nella provvidenza, non si morirà mai di fame. C'ha ragione Stella. Ora Stella mia. Non c'era stato l'11 settembre, la guerra in Iran, la distruzione della Cecenia, la guerra nel Kamikaze. I militari russi li caricano sui camion. Non se ne sa più niente.
un fratello, una moglie, un figlio, una madre, scompaiono. Al reggimento del colonnello Budanov portavano un camion di ragazze ogni notte. Per la tradizione cecena, quando una donna viene violentata non è più degna neanche di suo marito. Vengono abbandonate anche dalla famiglia, diventano impure. Che fine fanno? Nessuna fine. Restano così, senza nulla dentro. Chi pensa che un cadavere faccia impressione, non parli, per chi non sa, di chi striscia vivo coi suoi pezzi. Terra da sotto si è formato quasi un lago rosso e la testa continua a versare nel lago le sue gocce rosse, lentamente, precisamente. Aleksandr Balandina, 9 anni. Marina Totrova, 11 anni. Hassam Rubayev, 14 anni. Alina Tetova, 11 anni. Ira Tetova, 12 anni. Sera Tetova, 10 anni. Lana Tavasieva, 9 anni. Chermen Dulayev, 14 anni. Madina Pukayeva, 12 anni. Marzin Ruskov, 9 anni. Alina Kubazeva, 11 anni. Tamirlan Sharapov, 13 anni. Lana Kazinova, 14 anni. Olga Zadoyeva, 13 anni. Anna Zadoyeva, 11 anni. Larissa Zadoyeva, 10 anni. Questi nomi sono il corridoio 1 del cimitero. E di corridoi ce ne sono decine. Sulle tombe c'è mai scritto ucciso dai ceceni o ucciso dai russi. C'è scritto ucciso dai terroristi o ucciso dall'esercito. Personaggi legnosi e stendardi colorati, camicie brune, camicie brune. Allah, 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 ya Beilul, ya Beilul, la raida ya Ahmed Saddi. أرى ريدا يا وليد أمي أرى ريدا وغدو وغدو أرى ريدا والناس عدو أرى ريدا يا أحمد سدي أرى ريدا يا وليد أمي
ريدا وغدو وغدو ريدا والناس عدو الله 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 Genocidio sarà premeditato gesto. I pianti, le grida, il mio odio, disastro, non più di umano. Meglio una pietra. Bambini, urla, quello si muove, respira, anche questo, le donne. Ho finito il sangue. Quanto mi sento? Posso farlo, posso fare tutto. Io sono un nulla e finisco te e i tuoi fratelli e sfracello me, tutto per sempre, in un silenzio pestilenziale, molle, di sangue marcio. جيش المشرك في منين حلف يا دنيا كفر سيدي الكونين وتعرض له سيدي الشرف يضمن له جبريل في يمين يا ملوك الله. Dopo quel mare scenderà lento verso il centro, i nostri passi impediti da una rete, radici il rubine pulserà potente l'anima di un popolo annientato. Fratello, a chi ha i tuoi occhi chiuderò lo sguardo. La tua pelle fa più schifo della mia. Non ci sarà più nessuno che appoggiando il suo piede traccerà orme per scrivere piano. La terra scotta. Remendo l'uragano, remendo il ciclone, più di tutti però tremendo è l'uomo. Rimbombo lontano, rimbombo di tuono? No, moderno erode dalla tecnologica voce. Intorno si è sentita una voce, un pianto, un lamento grande, e la madre che piange i suoi figli ne vuol consolarsi perché non sono più. Alma, Rasim e gli altri in silenzio si incontrano, non più come i bambini di ovunque, non più come i bambini di sempre. Ora in una guerra da loro non combattuta, da loro tutti subita, sono soli, inermi fanti, affranti e tristi, in un infantile sguardo persi. Una nube sfilacciata vaga nell'aria tersa, un ricordo triste porta di Ovatta, dell'Ovatta sul bel volto, dislata, martoriata. 9 anni, occhi azzurri, slata, alla mamma sorrideva, quando della granata si è sentita spietata la deflagrazione. Hanno portato la disperazione, disperse creature sole, hanno portato la desolazione di domani senza sole. Rasim al ricordo riaffiorato chiude gli occhi, ma ormai marchiata a fuoco l'immagine in quell'anima di bimbo derubato d'ogni sogno, dell'infanzia tra le macerie, tra le ceneri di quella. Intorno si è sentita una voce, un pianto e lamento grande, e la madre che piange i suoi figli ne vuol consolarsi perché non sono più. Dello spietato cecchino invisibile, il proiettile un bambino ha scovato tra la gente assiepata nel tram, troppo lento per sfuggire la sorte. Hanno lasciato la morte in incredule braccia, hanno lasciato il deserto in occhi smarriti. Alma dai nonni, ora urna vivente, non più
porterà oramai il fratellino Andrei, per sempre sepolto, il peso di un vuoto in sé porterà. Alma Rasim Slata, Andrei Marco Matei, aquiloni senza vento, senza più neanche il sogno di un impossibile volo, primaverili fiori strappati, scorti nel fondo di un fosso, in quella profonda piaga che ogni giorno si riapre, che al dolore non dà pace. Intorno si è sentita una voce, un pianto e lamento grande, e la madre che piange i suoi figli, né vuol consolarsi perché non sono più. I morti solo non sono morti, non i morti solo sono morti. Camerava, poi mi stava messa il quartiere.